Quindi motore c'è quando vuole. Motore partito e azione! Siamo con Francesco Pannofino, attore teatrale, radiofonico, televisivo, cinematografico e direttore del doppiaggio. Per i tanti visitatori del nostro sito che insistentemente ci hanno richiesto una sua intervista, vorremmo ripercorrere alcune tappe della sua lunga carriera. Quando è stato colto dal sacro fuoco della recitazione? Ma diciamo che è una cosa che mi è venuta da adolescente, facendo un po' di teatrino, fai conto, in una scuola con gli amici, cercando di fare imitazioni da strapazzo dei professori o di alcuni compagni di classe particolarmente interessanti dal punto di vista dell'imitazione. E diciamo che nel novero dei miei amici ero quello che riusciva meglio, diciamo, nell'esibizione. Allora, anche insomma, convinto dai miei amici che mi incoraggiavano, e così io, però all'inizio volevo fare veramente il calciatore, vabbè, perché quello è il sogno di tutti i bambini. Poi giocavo bene, ma non benissimo da poter ambire. Poi volevo fare giornalista, ci ho anche provato a fare qualcosa, poi però mi sono demoralizzato subito perché in contemporanea cominciavo a fare un po' di teatro per le scuole, avevo trovato le compagnie dove poter... E poi ci fu in quegli anni, fine degli anni 70, l'avvento delle TV private in Italia, e quindi diciamo che il lavoro, il materiale da doppiare era diventato tantissimo, quindi ci fu un allargamento di opportunità di lavoro in quel periodo, e io approfittai proprio di quel momento per cominciare a fare le prime cose. Poi ho imparato a fare l'assistente di doppiaggio, quindi che mi garantiva un'occupazione un po' più solida rispetto all'attore, che è molto precario. Quando hai esordito però e con chi in televisione, nel cinema e poi nel doppiaggio come voce? Ma televisione, che cosa intendi? Fiction? Guarda, io mi ricordo il mio primo film come attore, era un film per il cinema di Luciano De Crescenzo, si chiama Croce e Delizi, era la prima volta che ho fatto il cinema. Poi ho fatto telefiction, mi sembra che la prima fu I racconti di Montalbano, che era una serie di gialli, insomma, di questo scrittore Montalbano. Non confondere con Montalbano. I racconti di Montalbano, primo ruolo in televisione, e invece il Franco primo Giraldi, grande ruolo al doppiaggio. Il primo film importante che ho fatto è stato Gli Intoccabili, con Sean Connery e Kevin Costner. Io facevo il più giovane dei quattro, che era il commercialista, diciamo, del pool che si era formato per dare la caccia ad Al Capone, quello che insomma riesce a intravedere un punto una denuncia da fare verso Al Capone, che era la denuncia dei redditi omessa, e quindi lo denunciano per l'evasione fiscale e riescono a catturarlo. Grande interpretazione con le grandi voci della CDC. Ma sì, poi infatti io ho cominciato appunto con Giorgio Piazza, Manlio De Angelis, Pino Locchi, Cesare Balbetti, sono stati i miei maestri, diciamo, al doppiaggio, perché poi mi sono trovato abbastanza presto, insomma, immerso nella CDC, che era ancora la società dove c'erano le voci migliori, le voci storiche, Amendola. I grandi maestri da cui imparare, ma c'è una persona, un direttore verso cui nutre riconoscenza per quello che sarebbe diventato poi lei nel mondo delle voci? Sì, diciamo che Michele Gammino, mio grande amico peraltro, abbiamo avuto l'opportunità di fare compagnia insieme in teatro. Siamo insieme colleghi della stessa compagnia, con Antonella Steni a Sistina, e siamo diventati molto amici, e comunque c'avevo la sua stima, e lui mi disse: dai, ti porto io alla CDC, vediamo, abbiamo bisogno di nuove voci, fresche, giovani, così eccetera. E così io sono entrato e ho trovato abbastanza spazio, anche perché c'erano questi grandi maestri da cui insomma attingere a piene mani. E della generazione precedente alla sua, inteso come generazione di doppiaggio, ci sono delle voci alle quali lei si è ispirato? No, ognuno è uguale a se stesso, non è che uno può scimmiottare o fare, anche perché le doti naturali vanno da sole, insomma. Però insomma ci sono, io quando ho conosciuto Barbetti, che era la voce di Steve McQueen, ho detto
cioè, mi giravo, come fanno adesso gli altri con me, insomma, per fortuna, e mi giravo e sentivo la voce per illudermi di essere al cinema. Possiamo fare un parallelismo, dato che lei è sia attore che doppiatore, e quali sono le qualità che apprezza nei registi quando diretto come attore e quali sono le qualità che apprezza nei direttori di doppiaggio quando è diretto come doppiatore? È la stessa cosa praticamente. Io adoro le persone calme, quiete, intelligenti, che sanno cosa vogliono e hanno in mano il registro della situazione. Cioè, un regista deve dirigere. Io adoro quando mi trovo con persone intelligenti che hanno anche una certa educazione nel dire le cose. Mi trovo meno bene con i nevrotici, ma quello insomma mi sembra un po' tutti. Anche se poi faccio di tutto e ormai ho visto tutti i colori, quindi non ho paura di niente. Però insomma la gentilezza e la calma secondo me vincono. E anche il buon umore. Il buon umore è vincente perché le cose vengono meglio. Anche le cose drammatiche, ma se nel sul set c'è il buon umore, tutti sono contenti e tutti così. Quasi fondamentale, un elemento fondamentale. Emotore, azione. Azione! Nella sua carriera ha prestato la voce in tanti ruoli memorabili, volendo sceglierne alcuni, ma è stato veramente difficile selezionarne. Alcuni volevamo approfondire, innanzitutto George Clooney, attore che lei ormai doppia stabilmente. Personalmente mi ha molto colpito il doppiaggio della scena finale della Tempesta Perfetta, un film del 2000, ma anche il recente Michael Clayton ha dato un ottimo spunto per una grande interpretazione. Qual è il film di Clooney al quale sente di essere più legato? Diversi. Io George Clooney lo adoro perché ormai siamo quasi cugini, diciamo. Lo adoro perché comunque ha un modo di recitare, di fare i suoi personaggi che sento abbastanza vicino, quindi non ho mai fatto molta fatica a doppiarlo, insomma siamo abbastanza vocalmente affini. E lui ne ha fatti diversi di bei film, forse il più intenso, quello dove ha fatto l'interpretazione migliore, è Paradiso Amaro, dove veramente ho visto un George finalmente maturo. Non perché prima non lo fosse, ma prima tendeva più alla commedia, a fare un po' l'attore simpatico, capito? Lì invece è uscito dal cliché, se ne è fregato di essere bello, ha fatto vedere le rughe, la stanchezza del tempo, delle preoccupazioni, un film molto drammatico. E credo che quella sia stata l'interpretazione migliore, ma sono convinto che prima o poi lo fai il film. E lei è la voce anche di Denzel Washington. Ah. Noi abbiamo scelto un film, Training Day del 2001. Vorremmo innanzitutto un ricordo diffuso della lavorazione del film. Beh, sono passati 12 anni, adesso mi chiedi un po'... Però mi ricordo che fu bella, con Carlo Valli, mi sembra che fosse il direttore, adesso non vorrei sbagliare. E interpretazione per la quale Denzel Washington ha vinto poi l'Oscar. Anch'io modestamente ho vinto un premio, ho preso il Voci nell'ombra. E perché quella fu un tosta, poi lui faceva un personaggio negativo, cioè faceva il poliziotto corrotto, quindi andava contro tendenza, di solito i divi no, tendono a fare il personaggio positivo, l'eroe, le cose, invece lui ha fatto l'antieroe, cioè il personaggio corrotto, quello che insomma di anche solito... qui qual è il film di Denzel Washington al quale sente? Beh, lui ne ha fatti tantissimi di grandi interpretazioni. Uno che mi ricordo volentieri è Malcolm X di Spike Lee. Altra grande interpretazione. Lei ha detto: il doppiaggio è come il ping pong, più ti alleni e più diventi bravo. No. Sente di essere più bravo oggi, che sicuramente conosce bene ogni dettaglio degli attori che doppia, l'abbiamo detto, oppure 10 anni fa, quando c'era più tempo magari per le lavorazioni? Ma no, il tempo anche 10 anni fa non c'era. Eravamo già così di fretta e furia. No, ero più bravo 10 anni fa, secondo me, cioè nel senso, no, perché adesso lo faccio meno, quindi ho meno allenamento, sempre per la teoria del ping pong. No, nel senso, ho fatto questa cosa perché ho visto che se non gioco mai a ping pong divento una schiappa, naturalmente. Poi quando mi metto un po' in vacanza, magari, oppure stai girando un film e c'è il tavolo da ping pong, e tutte le sere, come è accaduto in Marocco una volta con Pierfrancesco Favino, non vedevamo l'ora di finire di lavorare per andare a giocare a ping pong. E allora lì dai giochi tutti i giorni, diventi più forte. E il doppiaggio, perché c'è la componente tecnica, è molto importante, hai capito? E quella quindi la impari facendolo. Comunque insomma, poi ci sono quei mostri proprio che tecnicamente sono
sono bravo. Io quando lo facevo a tempo pieno, poi alla fine, insomma, l'allenamento. E lei ha doppiato anche Tom Hanks in Forrest Gump nel 1994. Sappiamo già di come avvenne la scelta della voce per questo film. Vorremmo però soffermarci su un altro aspetto. E, facendo un parallelismo, George Clooney in Un giorno per caso e Tom Hanks in Forrest Gump. In entrambi i lavori lei e sua moglie Emanuela Rossi, sì, voce di Michelle Pfeiffer e Robin Bright Penn, una delle più importanti doppiatrici italiane, proponete duetti deliziosi di, diciamo, di alta scuola di doppiaggio. Che emozioni ha provato il Gio fianco a fianco con Emanuela? Beh, tra l'altro sono passati anche diversi anni, quindi eravamo all'inizio, magari io non lo so, perché abbiamo avuto una storia travagliata, quindi sono 23 anni che ci conosciamo. E a me è sempre piaciuto lavorare con Emanuela. In questo periodo, per esempio, in questi anni lavoriamo insieme in teatro, quindi facciamo le prove, facciamo spettacoli, eccetera, perché è una professionista affermata e brava, con cui mi trovo bene, siamo anche abbastanza, ci vogliamo bene, quindi voglio dire, non ci sono controindicazioni, certo ogni tanto litighiamo, però insomma, poi si fa pace. Azione! Lei ha detto: il teatro conviene sempre, quando ritorni al doppiaggio sei più bravo. Quando lei è direttore di doppiaggio, tiene più conto degli insegnamenti dei registi o dei direttori di doppiaggio che a sua volta l'hanno diretta? Beh, di tutte e due. Certo, i direttori di doppiaggio ti danno qualche dritta dal punto di vista della chiarezza vocale, no? Che è quella che si richiede di più. Poi quando fai il cinema c'è la faccia, l'espressione. Però se tu azzecchi l'atteggiamento, la battuta anche al cinema viene più fluida. Tutto lì. Se un attore non riesce a dire una battuta, anche se si imbroglia e prende la papera, diciamo, vuol dire che quella battuta non è scritta bene, perché tante volte bisogna anche, basta cambiare una parola oppure mettere una parola prima, una parola dopo, e viene più fluida la cosa, no? Adattamento dei dialoghi, esatto. Però l'italiano è una lingua molto ostica da imparare per gli stranieri. In questo bisognerebbe, insomma, imparare un po' dall'inglese, che invece è una lingua molto sintetica. Di solito con la battuta scritta si riesce a dire senza avere problemi di... Invece in italiano ci sono incontri di R, di N, di V, di S, che sono complicatissimi, dovendo spesso allungare magari per dire lo stesso concetto. Sì, infatti è molto più lunga la battuta rispetto all'inglese. Tra le sue direzioni, forse non tutti sanno che lei ha diretto un film cult degli ultimi anni, Saw l'enigmista e poi Capitoli successivi. Sì, l'ho fatti tutti, o quasi tutti, forse. Come ha scelto le voci, impostato la lavorazione e soprattutto ci hanno chiesto di chiederle, i doppiatori erano al corrente della trama e dei colpi di scena? Come avete affrontato, essendo un film ovviamente... No, di solito una volta si faceva che i protagonisti vedessero il film, a parte che parte lui, poi ci sono tutti i personaggi che ovviamente campano un film solo, che muoiono tutti. No, quello tra l'altro non è il mio, anche se riconosco che l'idea, sono fatti molto bene i Saw. Se mi ricordo il primo, che è fatto da due ragazzi, due sceneggiatori giovani sotto i 30 anni, americani, che sono diventati adesso miliardari naturalmente. E beh, gli intrecci e le cose sono geniali, anche se non è la mia passione l'horror di quel tipo. No, ma sai, poi quando lavori e vieni in sala, vabbè, magari se c'è una scena particolarmente cruenta uno l'avverte prima, dice guarda che adesso c'è, no? Però che non è mai, non si sa mai, perché può darsi pure che invece se non gli dici niente è meglio, perché se tu hai una persona e dici guarda che adesso purtroppo c'è una scena in cui si vede il braccio che... No, quello chissà, si crede, poi è un film, c'è il trucco, quindi... Magari si perde la spontaneità. Sì, poi c'è chi è più freddo e quindi non... Io sinceramente non è che quando sceglievo le voci evitavo di vedere le scene più cruente, cioè le vedi con l'occhietto così. E che rapporti ha avuto con i critici cinematografici, prima come doppiatore e poi come attore di tante fiction televisive popolari che l'hanno vista protagonista? Ma sai, i critici sul doppiaggio purtroppo non sono mai teneri, perché c'è un orientamento culturale, anche comprensibile per carità, che dice che insomma il film in originale è meglio, grazie, questo lo sappiamo tutti. Il doppiaggio è un ulteriore trucco cinematografico che rifà la colonna sonora del film
facendo parlare gli attori in italiano anziché in inglese o in tedesco e francese. Il problema del doppiaggio, che essendo applicato al cinema, che è un, comunque un meccanismo di trucco, cioè è una finzione, è tutto finto al cinema, non c'è niente di vero, quindi sembra vero ma non lo è, no? E quindi io credo che anziché i sottotitoli, comunque sporcano l'immagine, possono distrarre gli spettatori, non vedere un primo piano, un'espressione di un occhio, un tramonto, una fotografia meravigliosa, no? Il cinema è soprattutto immagine ma è anche suono. Credo che il doppiaggio, essendo un trucco cinematografico, sia il minore dei mali, diciamo così. Però poi naturalmente se uno sa l'inglese è meglio che il film se lo vede in originale. È una vecchia, è una vecchia polemica che si fa qui sul doppiaggio. Io credo che sia necessario avere tutte e due le cose, chi lo vuol vedere in originale, ma se non ci sono le sale dove fanno i film in originale o se ce ne sono poche, vuol dire che il mercato non le chiede. Nella sua lunga attività di doppiatore ha prestato la voce a tanti attori stranieri. Le è mai capitato di doppiare attori italiani e cosa pensa di questa prassi? No, sinceramente lo evito da tanti anni, forse ho fatto qualcosa all'inizio, ma involontariamente. Credo che non sia giusto, perché un attore nel suo bagaglio professionale deve avere anche la capacità di doppiarsi e di... E di saper usare la voce come che parte poi della recitazione. Oppure di, appunto, di essere in presa diretta. Poi se la presa diretta non è pulita, tante volte si deve rifare perché c'è il rumore, l'aereo, le cose, oppure la scena è venuta bene però c'è il rumore, allora bisogna ridoppiarla, bisogna rifare la colonna sonora. E allora lì l'attore protagonista della scena deve essere in grado di farlo, non si può chiamare il doppiatore, perché sennò c'era è un po' un retaggio del neorealismo, no? Nel dopoguerra facevano i film non con gli attori, sì, anche con gli attori professionisti, ma spesso prendevano, cioè, De Sica, Germi, per supplire magari, sì, facevano parlare, poi chiamavano i doppiatori e si creava il si creava, però è stata fatta una battaglia negli anni 60 e 70 da parte degli attori italiani. La battaglia era il voce volto e la lingua italiana, e devo dire che la battaglia è stata vinta, perché adesso sono pochissimi i casi in cui ci sono attori o attrici italiani doppiate da altri. Suo figlio Andrea si è cimentato nel prestare la voce in alcuni lavori, anche come attore. Prevede per lui un futuro in questo campo? Non lo so, sceglierà lui di sua volontà. Per ora è un ragazzo di 16 anni, alle prese con i suoi problemi scolastici, quindi poi se capita di fare qualcosa lui la fa, insomma, tanto voglio dire, un po' di bagaglio professionale ce l'ha, poi se lo vuol fare lo fa, se no farà un'altra cosa. Quali sono secondo lei gli ostacoli che incidono oggi sulla qualità del doppiaggio, oltre ai tempi frenetici? Quali previsioni sente di fare per il futuro del fantastico mondo delle voci? Sinceramente, sai, più che la frenesia del tempo, i budget sempre più ridotti, insomma, questi sono i problemi che c'erano già quando ho cominciato io, figurati da adesso, perché sono problemi che vanno ingrandendosi. Quello che mi sembra, però io sono anche poco forse, che mi sembra un po' preoccupante è la mancanza di ricambio generazionale, cioè sono sempre meno quelli che in grado di fare dei protagonisti, di attoroni americani, capito? Prima, quando ho cominciato io, c'era molta più concorrenza. Forse c'è, ho dovuto superare appiattimento magari, non lo so, generazioni. Vedo che c'è una mancanza di ricambio, nel senso, voglio dire, è aumentato tanto il numero di persone che lo vogliono fare, che si sono moltiplicate le scuole di doppiaggio, anche alcune assolutamente inaffidabili, credo, perché i nomi non li conosco, quindi oppure quando mi capita di vedere tanta gente che si propone per fare provini, eccetera. Di contro però non c'è stata un ricambio generazionale, cioè c'era stato con voi e la precedente generazione precedente, insomma, sì. Dei Locchi, dei... Lei è forse l'unico doppiatore ad aver ricevuto un premio in tutte le manifestazioni dedicate al mondo del doppiaggio. Veramente, non so. Cosa attribuisce questo suo grande successo? Più alla sua timbrica di voce o alle sue interpretazioni? Ma credo che, perché dai e dai, sai, più film fai e più c'è la possibilità di che tu venga premiato. Insomma, no, ne ho fatto per fortuna
e grazie a Dio tanti film, ho doppiato tanti attori, quindi insomma sono contento e mi fa piacere, insomma, non lo sapevo questo dei premi, cioè non me ne manca nessuno. No, assolutamente, ho fatto l'unplane. E un'ultima domanda, lei è attivissimo in tanti campi, ieri sera è andato in onda La Farfalla Granata, uno dei suoi ultimi lavori, progetti futuri, può annunciarci qualcosa in anteprima? Ma guarda, ho finito di girare un film da poco, che si chiama Il Pretore, di Giulio Base, tratto da un romanzo di Piero Chiara, ed era l'unico romanzo di Piero Chiara non ancora trasformato in film, abbiamo colmato questa lacuna e adesso il film è in fase di montaggio, insomma credo che uscirà nel 2014. E poi insomma, sì, che te devo dire, speriamo bene. Francesco, noi la ringraziamo di questo suo contributo al nostro ciclo di interviste per la storia del doppiaggio e da ultimo, come tradizione, le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Ciao, vi voglio bene, vi voglio bene, dai.